finalmente dopo tanto tempo, dopo diversi lustri, che Serafine adesso ci spiega cos'è un lustro. 5 anni, ragazzi. L'ho spiegato io. E quindi oggi nuovo video e spero vi possa essere d'aiuto, ma sono sicuro che sarà d'aiuto a qualcuno, perché è una cosa fondamentale quella di oggi e vi aiuterà a rispondere a una domanda che mi fanno spesso e che tutti vorrebbero rispondere, cioè: quello che sto facendo va bene oppure no? Aspetta. Per rispondere a questa domanda però è necessaria una cosa: valutarsi. Questa valutazione che spiegherò oggi sarà della composizione corporea, cioè massa grassa, massa magra, muscoli e grasso. Non sarà utile per valutare i nostri miglioramenti, i nostri progressi, la nostra situazione in termini di performance, ma quindi risponderà a chi ha obiettivi di costruire muscolo e definirsi. È una cosa che può essere sottovalutata, ma è fondamentale, perché se no non si ha l'idea di dove si sta andando, se quello che stiamo facendo va bene oppure no. Quindi questa cosa è fondamentale per partire e per proseguire. Ci servirà a conoscerci noi, come reagiamo, cosa ci serve, tutta una serie di informazioni che sono fondamentali per permettere i risultati. Per farlo bastano pochissime cose e low cost anche qui. Andiamo con il primo strumentopolo misterioso. Tudo! Quindi il primo strumento misterioso è una bilancia incredibile. Se io ne sarei estremamente, guarda, facciamo vedere anche in seconda battuta, l'hai fatto vedere, eh? Quindi, ma sono qui, ma sono lì, ma sono qui, ma sono lì, ma sono qui, Questa qua è una bilancia, vi serve per pesarvi, ma potete usarla anche se siete dell'acquario, per dire, questa battuta di merda l'abbiamo già fatta, però va bene. Tu invece sei bilancia, te non eri bilancia, tu hai bilancia, certo. E anche lui può usarla, quindi mettete like se non siete bilancia, usate la bilancia, e invece se siete bilancia, usate la bilancia, mettete like. Mettete like, va bene, uguale. Comunque, quello che vi voglio dire sulla bilancia, e questo vale per ogni misura, e far sì che ogni misurazione, valutazione, sia ripetibile nel tempo e confrontabile con quelle precedenti e con quelle poi successive. Quindi, qual è il trucco qui? Il trucco è pesarsi, cercare di pesarsi nello stesso momento della giornata, perché ovviamente se uno si pesa la mattina, uno si pesa la sera, il tempo sarà variato. E quindi non sarà avariato, va detto. Quindi non sarà confrontabile, perché non sarà un confronto realistico tra le due misure. Quindi se vi pesate, per esempio, sempre la mattina, che sarebbe l'ideale pesarsi la mattina magari in intimo, vi pesate la mattina in intimo e continuerete a pesarvi anche la volta successiva la mattina in intimo. E poi magari lo fate insieme ad altre misurazioni che poi adesso vi dirò. Poi, secondo strumentopolo misterioso, Ottudo ci dà un metro da sarta, e quindi anche questo qua ce l'hanno tutti. Già solo questi due strumenti sono più che sufficienti. Si tratta di prendere delle circonferenze nelle varie regioni del nostro corpo per poter valutare come cambiano a seconda dell'allenamento, degli stimoli, sia di alimentazione e alimento, che noi gli diamo. Sei sporchissimo. Forse quando mi sono tolto prima. La bilancia sotto. Dai, che dopo mia mamma mi sgrida, mi dice che faccio brutta figura sui video. Ok, quello che vi sto per insegnare è come prendere circonferenze da sole, cioè essere indipendenti senza che ci sia una seconda persona ad aiutarvi. La prima è la circonferenza del pettorale. Anche qui bisogna far sì che ogni misura sia ripetibile nel tempo e confrontabile. Quindi ci vogliono delle accortezze, dei punti di riferimento dove prendere le misure. Per esempio, uno può essere i capezzoli. Quindi il metro da sarta facciamo in questa maniera qui, guardate, sono diventato espressissimo. Magari vi aiutate con uno specchio per far sì che vi venga bene. All'inizio smadonnerete, cioè vi darà fastidio, non sarete capaci, però dopo ci prenderete la mano, vi verrà subito la prima botta, come succede adesso a me. Altezza capezzoli, come si chiama? Il metro da sarta è parallelo al terreno. Altezza capezzoli, si chiude e si prende la misurazione. Oppure c'è anche questa seconda via, cioè si tira su fino all'ascella, si tende giù e poi si prende la misurazione. Si prende rilassato, ovviamente non è che si fa stare rilassati, si prende la misurazione e si scrive nel vostro bel foglietto, in modo da poi salvarvelo. Adesso non mi spoglio, però bisognerebbe farlo ovviamente senza vestiti, penso che sia ovvio. Quindi, poi c'è la seconda circonferenza che è sulla vita, rilasciato, ovviamente non ci sta da me contratto così. Giro vita, parallelo al terreno, altezza dell'ombelico, quindi l'ombelico è il nostro punto di riferimento di questa misura. Ok, riprende qua, tu riprendi, stai riprendendo? Riprenditi, mi raccomando.
e torna presto. E poi si effettua la misurazione. Quindi poi terza cosa è l'avambraccio. Io ho l'avambraccio di una bambina di 5 anni, punto di riferimento della prendere la misura dell'avambraccio, il punto di massima, di picco dell'avambraccio, dove è più grosso, si vede tranquillamente. Qua è da contratto, quindi si fa il giro così. Allora, quindi massimo picco, si contrae, si vede subito dove è il massimo picco, si stringe, in questo caso abbiamo 20. Faccio cagare, 27 e mezzo, quindi massimo picco si prende la circonferenza. Essendo l'avambraccio destro, poi potete prendere anche l'avambraccio sinistro. In generale, se non avete, non vi frega più di tanto sapere la simmetria, potete comunque prenderlo tutte dalla parte destra. E poi abbiamo i glutei, sempre anche qui non usiamo i vestiti, siamo in intimo. Dobbiamo stare a piedi uniti, gambe rilassate, completamente distese, magari anche qui vi aiutate con uno specchio. E si fa questa cosa qui, sempre rilasciato, e si prende la circonferenza nel massimo punto di picco del gluteo, dove il gluteo è più in fuori. Si prende così. Ovviamente nei maschi ci possono essere degli impedimenti anatomici che non andiamo a elencare. Ok, sì, non farei vedere gli impedimenti anatomici, per favore. E quindi io cosa faccio per il riferimento? Lo faccio appena sopra questi cosiddetti impedimenti anatomici, proprio nel pube, e poi prendo la misurazione. Poi abbiamo la croscia, attenzione, ma questa qua è, cioè io sono contento di abitare nel mondo quando sento cose del genere. La coscia prossimale. Quindi cosa vuol dire la coscia prossimale? Sarebbe la cintura di misurazione, che attiene. È la mia mamma, aspettate. Vabbè. Quindi abbiamo degli impedimenti a gambe chiuse, ma stiamo a gambe a larghezza della spalla più o meno, sempre rilasciati, blocco articolare della gamba, quadricipite, gambe rilassate completamente. Come punto di riferimento si prende qua la linea, ovviamente quando fai il famoso sorriso del culo che noi giudichiamo tanto al mare, alle donzelle che passano. In questa maniera qua, guardate, parallelo al terreno, la misurazione è sempre parallela al terreno. Ciao mamma. Ok, questa maniera qui, e si prende subito la fine del gluteo e qua la coscia, si fa parallelo al terreno, adesso non mi vedo, comunque mi aiutate sempre con il vostro specchio, e poi prendete la misurazione. Potete farlo anche con gamba sinistra, ovviamente, ma non è che ve lo devo stare a dire ogni volta, non siete mica handicappati. Il punto di dove... Ok, ciao. Ok, basta, non sei così invasivo come mio papà. Anche no. Adesso senti. Cioè, non hai baciato me, hai baciato lui. Va bene. Come mangi tu, quindi... questo vuole la cannoncina. Si fa festa. Cannoncino. Un'altra misurazione che mi sono dimenticato di dire è quella delle braccia. Come punto di riferimento abbiamo il picco del bicipite, dove il bicipite è più in alto, si fa a braccio contratto. Ecco qua, guardate proprio la tecnica che uso. Faccio passare. Stai fermo! Aspetta, perché... ma è alto, cioè, è cazzato nero. Si fa in questa maniera qua e si prende il picco, adesso non mi vedo bene sempre, però si prende il picco e si contrae in questa maniera qua e poi si prende la misurazione. Bene, molto bene. Ultima misurazione, abbiamo gamba rilasciata, in questa maniera qua, sempre larghezza delle spalle rilasciata, andiamo giù, cerchiamo, e poi prendiamo la circonferenza dove il polpaccio è più grosso, appunto. Ok, e queste sono le circonferenze, quindi già con solo queste due tipi di misurazione, cioè il peso abbinato, perché il peso non dice niente, il peso va abbinato poi alle circonferenze, grazie alla circonferenza abbinata al peso noi riusciamo a dedurre diverse cose, come si sta muovendo la composizione corporea nel corso degli eventi, anche 21 e 22 e 23. L'ultimo tipo di misurazione, questo qua non è obbligatorio, già con le circonferenze e il peso siete a posto. Però per chi volesse ampliare, avere misurazioni ancora più precise, si può benissimo introdurre, come ho fatto io, posto. Plicometro. Il plicometro basta prendere uno manuale, invece di prendere certi costosi che non ne vale la pena, bisogna sempre star lì a tarare, a starci dietro. Qui invece dipende dalla nostra manualità. E anche qui smadoneremo all'inizio perché ci verrà più difficile, ma poi con l'abituarsi, con non volare ragazzi, voi acquisterete la manualità per poterle eseguire. Io quello che consiglio, senza fare pubblicità, avvicinati. No, non è qua. Arrivo! Questo costava la manualità per quello. Può acquistare su eBay. Manualità è una cosa che non si acquista. È una cosa che c'hai. Che c'hai. Quando sei piccolo, in pubertà inizia giusto questa manualità di cui tutti parlano. Senza fare pubblicità? Senza fare pubblicità, io consiglio vivamente questo qui, di questa marca che si chiama AccuMeasure,
si presenta così. L'ho preso su internet, su eBay, e 15 euro, 10 euro, viene dal Regno Unito e ce l'avete. Prima di andarvi a dire dove si situano nel corpo i punti di repere, vi dico come si effettua una plicometria. Questa qua non è una misurazione ufficiale, vi sto solo semplicemente facendo vedere come si prende una plica. Quindi avvicinati, sono più vicino di quando tu finisci. Quindi si prende un centimetro e si pensa a staccare bene l'adipe dal muscolo, quindi proprio in pratica hai pelle contro pelle. In questa situazione qua noi abbiamo preso la plica, ce l'abbiamo. Si usa il pollice e l'indice, si ha questo segnetto qua che bisogna rigettare ogni volta. Si prende perpendicolarmente in questa maniera, perpendicolarmente alla plica, e si effettua, si preme finché questo scattino, fallo vedere, fino qui, questo pallino, entra e fa il click e ci si ferma. Ok, adesso facciamo vedere. Si prende, si prende, in questa si prende così, ora giro, si fa, ha fatto click, e in questa ci si ferma e si va a vedere poi in che millimetraggio si ferma l'indicatore. Adesso andiamo a dire quelli che sono i veri e propri punti di repere. Il pettorale si prende come il punto di riferimento tra l'ascella, appunto la spalla, l'ascella qua, e il capezzolo, o capetiello per quelli che ci seguono dal sud. Tra metà, tra il capetiello, come ricordiamo all'inizio di Napoli, e l'ascella, e ho sputato, spero non si veda, si prende in questa linea, quindi diagonale, che segue questa linea, si prende con la mano sinistra e poi si danno con la destra, quindi con sinistra pari, con la destra. Quindi in questa maniera qua si prende, tac, fatto click, io ho sentito veramente, e poi si prende la misurazione. Questo è il pettorale. Poi abbiamo la zona addominale. Ah, una cosa importantissima, le plicometrie si prendono sempre dalla stessa parte del corpo, quindi generalmente tutta la parte destra, sempre da questa parte qua. A 2 cm a destra dell'ombelico, però si prende verticalmente la plica, quindi in questo senso qua, capite? Non così, ma così. Si prende così, pollice indice, si gira, si guarda in faccia la realtà, clic, e si prende la misurazione. Poi abbiamo la sovrailiaca. Ora abbiamo il glande, lo si stringe bene nel plico. E sopra la cresta iliaca, quindi appunto si chiama sovrailiaca, non è che voglio dire, si chiama sovrailiaca, però... Ok, anche l'addome prima. Sì, sì. Molto bravo, molto molto bravo. Quindi si prende verticalmente sotto l'ascella, sopra la cresta iliaca, nella direzione che fa la cresta iliaca, quindi in questo senso qua, si prende la plica e si prende la misurazione e siamo a cavallo. Coscia. La coscia adesso non è che ve la cioè, non è che mi male o no? No, stai zitto, dai. La coscia si prende, blocco articolare anche qui, rilasciata, la gamba deve essere completamente rilasciata, è a metà tra il ginocchio e l'inguine, presa verticalmente, quindi in questo senso qua, si prende in questo senso qua, si prende la misurazione, clic. E siamo a posto. Ultimo punto di repere. Una bomba. Quindi si prende sempre la gamba rilasciata, completamente rilasciata. Si prende in questo punto del polpaccio, in questo punto a fianco del polpaccio, si prende in questo senso qua, verticalmente, qua di fianco, lateralmente, e si prende la misurazione, clic, e si scrive sul nostro foglio. Come punti di repere delle pliche ci sono tanti altri punti. Con questi siete già a posto, più che sufficiente queste misurazioni. In più sono misurazioni, a differenza delle altre come la sottoscapolare, le belato, la sottoscapolare, l'Ove 9000. È più che sufficiente in questo modo qua, ma inoltre siete indipendenti, vuol dire che non ci vuole una seconda persona che vi aiuti a effettuare le misurazioni, ma siete benissimo più che a cavallo da soli, guardandovi allo specchio, nel vostro piccolo siete indipendenti. La guerra di dipendenza è stata fatta per queste misure qui. Non vi sto a spiegare come si calcolano le percentuali di massa magra, di massa grassa, perché non servono a nulla e non sono neanche realistici. Cioè, per avere la vera percentuale ci vogliono macchinari costosi. Qui abbiamo i punti di riferimento che sono le misurazioni singole, le confrontiamo nel tempo. Tutto qui è questo che ci interessa, vedere il progresso. Ma andiamo a vedere meglio come si sposano questi tre tipi di misurazioni, ovvero... Se il vostro peso
rimane uguale, siete tennisti magari che non siete cresciuti muscolarmente, vi basterà andare a vedere le circonferenze per vedere se qualcosa si è mosso, perché se la vita c'è stretta, se le pliche sono più sottili e le circonferenze però sono aumentate ma il peso non è variato, è cambiato comunque, quindi vuol dire che siamo nella giusta direzione. È per questo che dico che pesarsi può essere fuorviante se noi non le abbiniamo le altre circonferenze. Con l'intelligenza di capire bene cosa si è mosso e cosa no. Se noi aumentiamo, non vuol dire che siamo ingrassati, potremmo aver messo su muscolo ed essere ingrassati di poco e niente. Se per esempio la vita varia di mezzo centimetro e i muscoli sono variati di un centimetro, mezzo centimetro, le circonferenze e il peso è aumentato, vuol dire che siamo nella strada giusta. Se per esempio il nostro peso cala e anche nel caso noi dovessimo fare definizione e quindi possiamo controllare quanto la nostra massa muscolare viene preservata e cala la vita, le pliche in generale, in modo che noi ci definiamo e rimane la muscolatura. In base a queste misurazioni possiamo capire tante cose, addirittura una piccola chicca: se io faccio fatica per esempio a sentire le braccia, soprattutto il tricipite, a sentirle lavorare, quindi a coinvolgerle, a farle lavorare da permettere lo sviluppo poi muscolare. Ci sono degli esercizi che mi permettono di poter far crescere il braccio, mi sono accorto proprio grazie alla circonferenza, che se ne sono andati tutti, mi sento deficiente quando ce ne vanno tutti, mamma. E sono riuscito a accorgere le metodologie che sono più efficaci su di me e gli esercizi che sono più efficaci su di me, quindi so benissimo che tipo di esercizi andare a utilizzare a mio favore piuttosto che altri. Tutte queste cose qua sono a vostro favore, vi permette di ottimizzare i risultati, sapere come reagite a vari stimoli e quant'altro. Non ci si può muovere e pensare di cambiare la propria composizione corporea senza avere i punti di riferimento e tenerci monitorati. Per quanto riguarda le misure, basta effettuarle dopo lo scarico, dopo 3-4 settimane del mesociclo, dove prendete le misurazioni, ve le segnate e le confrontate. È ovvio che devono cambiare a seconda dei vostri obiettivi. Se state facendo ipertrofia avrete un certo tipo di misurazioni, definizione cercherete un altro tipo di misurazioni. Sera! Vieni a salutare! Bam! Per oggi il video, ragazzi, è finito. Vi esortiamo, senti come parlo completamente. Se questo video vi è stato utile, lasciateci un like e fatecelo sapere magari nei commenti. Se ne volete altri, se avete altre richieste, perché questa non l'abbiamo fatta appunto su richiesta. Se avete domande, potete scriverci nei commenti, nei messaggi privati sulla pagina Facebook. Lasciate like un po' ovunque. Ci sono tutti i link qua in descrizione. Questo è il mio della telecamera. Questo è un grande uomo, top player, che mi dà sempre una mano, lo ringrazio infinitamente. Scusate, in ritardo ancora per questa puntata, ma non avevo temperino per fare la puntata. No, parliamo.